sindaco della città, assume tutte le connotazioni formali e istituzionali, mentre ho svolto pienamente le funzioni di sindaco dal momento della proclamazione degli eletti e dalla mattina successiva sono stata operativa all'interno del palazzo comunale. Ho incontrato il segretario comunale, i dipendenti, i funzionari con posizioni organizzative, ho firmato le ordinanze sindacali per le feste dei mulini e di San Giorgio, ho celebrato due matrimoni e mi sono occupata dei problemi che mi sono stati segnalati, come quello legato al progetto della nuova sala mensa alla scuola primaria Ungaretti. È stato solo un assaggio di ciò che mi aspetta per i prossimi 5 anni. Nella sacralità di questo momento sento fortemente il dovere e la responsabilità nei confronti del mio paese e della mia città, dello Stato e delle istituzioni tutte, ma anche di tanti uomini e donne che nella storia hanno consentito a noi tutti di essere qui in piena consapevolezza e libertà. E mi piace ricordare anche i sindaci che mi hanno preceduto e che ringrazio. Vivo l'emozione e il senso di appartenenza all'amministrazione comunale, alla comunità dei cittadini e delle cittadine della mia città. Esprimo l'onore di rappresentare tutti e di lavorare per essere il sindaco di tutti insieme alla mia squadra, alla giunta e al consiglio comunale, dove siedono i consiglieri eletti dai cittadini, di minoranza e di maggioranza. In questa sede siamo chiamati a mettere in pratica la prima promessa di cambiamento fatta ai se stessi, costruire un modo nuovo e diverso, un nuovo clima di dialogo e di confronto. Di questo ho già parlato nel mio primo incontro con i consiglieri Boatto e Favaroni, ai quali ho indicato il terreno concreto su cui è possibile lavorare insieme, a partire dalle regole che in democrazia devono essere condivise per poi confrontarci su idee e proposte. I ruoli che ci hanno assegnato i cittadini sono diversi e ciascuno li interpreterà al meglio, ma chiedo e auspico il rispetto per le persone, come mi è già stato promesso, oltre la sincerità e la coerenza tra ciò che si dice qui e in ogni sede. Non vi parlo del programma elettorale, lo conoscete già, e neppure delle linee programmatiche di mandato che illustreremo in una seduta successiva per dedicare ad esse l'attenzione che meritano insieme alle indicazioni delle cose che ci impegneremo a realizzare già nei prossimi mesi. Conosciamo bene, Sesto, i bisogni, i desideri e le aspettative che abbiamo rilevato in questi mesi. Dobbiamo conoscere lo stato di molte pratiche aperte, di opere in corso e progetti non completati, e su questo chiedo e sicuramente metteremo in pratica la collaborazione, perché avremo bisogno sicuramente anche del vostro apporto. E sappiamo di operare soprattutto all'inizio in continuità con le scelte del bilancio 2024 della precedente amministrazione, alla quale rinnovo il mio saluto e il mio ringraziamento. Oggi però è un giorno speciale, un giorno importante, un momento di gioia e anche di festa, perché qui si compie concretamente il rito democratico con il quale i cittadini scelgono in piena libertà di giudizio il proprio governo, la propria amministrazione, e non è un privilegio di tutti i popoli. È un momento che condivido con voi tutti e in particolare con la mia squadra di giunta che ho scelto personalmente insieme al vice sindaco e in accordo con tutto il gruppo dei consiglieri eletti e dei candidati non eletti. Una squadra di cui oggi mi faccio portavoce, sono sicura che come me anche loro metteranno l'impegno, la dedizione e la serietà al servizio della città, tutti questi elementi che sono a loro richiesti per il ruolo. È certo che anche da parte loro la disponibilità al dialogo non mancherà mai. Infine abbiamo costruito un'esperienza inedita di partecipazione civica, un progetto che si è realizzato strada facendo e che è indubbiamente al di fuori degli schemi noti della politica tradizionale. Un progetto che vogliamo continuare insieme a se stessi, convinti che la partecipazione alla vita pubblica ha bisogno di nuovi modi e nuove sedi. Il consenso che abbiamo ricevuto dimostra da solo la necessità di questo rinnovamento. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane definiremo insieme anche il sistema delle deleghe e l'organizzazione di commissioni e tavoli di lavoro, nei quali tutti, compresa la minoranza, potranno dare il loro contributo. A tale proposito, anticipo la decisione di offrire loro la presidenza delle due commissioni consiliari permanenti oggetto di nomina oggi.
così come avvieremo il percorso per realizzare punti importanti del programma a partire dai comitati di quartiere e dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Un ringraziamento va alla mia grande famiglia, alle mie sorelle Bea e Gloria e a mio fratello Fabio, che mi hanno sostenuto in questa scelta, e dedico questa mia carica a mio figlio Giacomo e ai miei genitori che sono la mia forza. Un ultimo grazie immenso a tutti voi, cittadini e cittadine sestesi, per la fiducia e la stima che ci avete dimostrato. Ne faremo tesoro. Con il vostro aiuto e unendo le forze amministreremo insieme la nostra città, perché Sesto possa essere davvero la nostra casa. Buon lavoro e buona vita a tutti.